Ciao a tutti, questo è Magica, un gioco che ho comprato su Steam qualche giorno fa, a 9,99€, e sinceramente ho trovato un gioco veramente valido. Lo potete trovare tra i più venduti perché è un gioco che sicuramente molte persone oltre a me l'hanno apprezzato. E sinceramente mi piace molto, perciò avevo intenzione di fare una sorta di let's play, perché non oso definirlo un gameplay dal momento che ci ho giocato veramente poco. Però comunque penso che possa anch'io farvi vedere qualcosa di interessante. Questo gioco costa 9,99€ e ha un sacco di contenuti extra DLC per un valore totale di oltre 30€, cosa che sinceramente non ho apprezzato molto e di conseguenza ho acquistato solo la versione base. Ci viene fornito uno sconto se compriamo la versione con tutti i DLC completa, ma sinceramente di spendere 25€ non avevo tanta voglia, anche perché avevo pochi soldi nella carta di credito quel periodo. Comunque, iniziamo una nuova avventura, questa già l'ho aperta, ma vedete 0 minuti e 0 secondi. E creiamo un nuovo personaggio. Diamogli un nome, lo chiameremo... Come lo chiamiamo? Ma sì, dai, rendiamo onore al nostro capra. Ok, lo chiameremo capra. Possiamo scegliere l'equipaggiamento da dargli, gli darò quello di base, perché sennò forse sarebbe anche troppo facile. Ecco, un consiglio che qui do è di scegliere dei colori ben visibili, perché il personaggio, la barra della salute del personaggio si confonde molto bene con l'ambiente circostante, perché tutti, anche i nemici, hanno la stessa barra della salute fatta uguale. All'inizio addirittura avevo pensato di farlo marrone, ma era veramente difficile giocarci. Quindi io facciamo un bel giallo canarino e... Lasciate perdere i commenti, iniziamo l'avventura. Stay, Il gioco è in Violet, inglese, non mi listen. metterò a I can tell tradurre you a tutti story. i A story of telescripter. Dungeons and Dragons, of orcs and Adesso qui credo goblins, che non of ci voglia una ghouls and traduzione. ghosts, of E kings and quindi, quests, niente. but most Sarebbe anche il importantly, rischio of di wizards and dire delle vampires. cose sbagliate, Well, fare degli a errori. story of wizards. Cominciamo. Once upon a time, in a land known as Midgard, there lived Introduzione. a powerful C'era wizard un named ordine di Himbi, maghi who comandato sought to harness the power of all da questo magics, tipo in ancient viola, spells crafted in e times tutti long avevano un salsicciotto forgotten. in mano. With such knowledge, he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic Poi instead hanno felt iniziato a threatened tramare by contro his di questo. ambitions, and in the shadows they schemed and A dire devised che their era cattivo, bla bla bla. adventurous plans. E And alla fine so, l'hanno Grimnir imprigionato decided perché to fell expelled from era the order, cattivo and he e himself bramava was qualcosa for di all losco che non ho time capito. imprisoned at World's End, all because of his dangerous lust Come for avrete già immaginato, knowledge. senza fare troppi spoiler, il boss finale è Grimnir's questo. dangerous ambitions dashed, the world was safe once more. Aside from the increased number of monsters attacking the good villagers. And of course the warlord Khan, who had united the orc tribes and now threatened the great city of Havendir. But in the dusty gloom of Castle Alderheim, where the Order of Magic dwelled, a brilliant teacher and his finest pupils were about to embark on a journey that would prevent the world from changing forever. Melde! Jeva Vlad, o Jeva Siamo non all'università Vlad, dei maghi e Neva Valda Spatzen Havendir, questo ci dice o subito di non Jarl essere un Odin. vampiro. Ok. Sa, a nasty gode, Grimnir Bortz, Monster Iskogen, Oder Hjalp, Jevlad, null vampir, ne Spatzen Havendir. Continua a ribadire il concetto che non è un vampiro. Ed eccomi qua. Possiamo camminare tenendo premuto la freccia nel punto dove ci vogliamo spostare. Avvicinandoci agli oggetti li possiamo esaminare. Questo no, perché non si riesce ad arrivare abbastanza vicino. Anzi sì. Diamo un po' un'occhiata in giro, possiamo parlare con tutti.
Vladissimo. Oh, sì. Helle. Ecco qua. Look near Dunka Dunka Midgar Jeltenfest. Ci consiglio di andare alla festa passando per la scala di sotto, però so, avevo visto da qualche parte che andando in giro si possono trovare degli oggetti nascosti proprio nel capitolo 1 e non ci potremo più tornare. Adesso lì diamo una cercata, anche perché non so di preciso dove possano trovarsi. Comunque il nostro personaggio adesso è senza nulla, però dopo ovviamente otterremo un equipaggiamento. Ah, lo voglio assolutamente trovare. Forse adesso ancora non posso perché non ho le magie, boh. Posso andare da nessuna parte. Giù. Sorprende! Benvenuto! We started Dunka Dunka, Rena. Tutti vestiti di marrone. Yeah, Rena, the Halt Ooster. Bent Ari. Bailix, Patrick Clatterton, Ymir Ooster. Wow, Tina Yee! Di Grimnir, gli scappanito! Eccolo! Divertiamoci un po'. My brother, Spatter bag up! Jimmy Hall Planker! Sì, ok. Rembra! Che gentilezza! E banana! Mi chiudono bene, la parola segreta è banana. Magica bla bla bla. Possiamo prendere gli oggetti, ecco qua, abbiamo un bordone e una spada. Ora premendo il tasto W possiamo usare la salute per curarci. Ecco, e con la spada possiamo tagliare le corde. L'intenzione di questo let's play è di fare tutto senza la spada. Se sarà possibile. Adesso qui si dice che con la terra, la roccia, non so, D, pensavo dirt, possiamo distruggere le barriere. Prendo D, ci verrà intorno la una sorta di, vedete, barre di, no, di rocce volanti, così, che ci permetteranno appunto di scagliare queste magie. E con F il fuoco. Ho esagerato. Adesso morirò perché ancora non ho sbloccato l'acqua. Aiuto! Ok, è finito l'effetto del fuoco. Come avrete capito, si possono combinare gli effetti. Accendendo quella torcia con fuoco più roccia, possiamo far aprire il ponte. Io ci ho aggiunto anche la salute. Ora ci insegna l'elettricità. Eccola qua. Con A si fa l'elettricità. Adesso puoi arrivare là. Come faccio? Ah già, si posso andare nell'acqua. Quando sono bagnato con F mi do fuoco e recupero la vita. Ah ok, con Shift più A possiamo fare una magia. Oddio! Esatto, che ci gira intorno per attivare contemporaneamente. Con Arcane possiamo colpire la distanza, ovviamente va abbinato ad altre cose. Ed è insomma la base per tutti gli attacchi a quanto pare. Comunque se vedete faccio degli errori perché come ho già detto non sono minimamente esperto. Ok, con questo possiamo creare il ghiaccio con cui congelare tutto.
E ora impariamo a usare l'acqua. Con cui possiamo spegnere le fiamme. Ed ecco qua la prima magia. Il libro che ci insegna a fare le combinazioni. Con A e F si fa haste, che sarebbe lo scatto. E ci serve appunto per passare indenni attraverso questa bella pressa. Spara spaziatrice e si va. No, sì, invece ce l'ho fatta. Dovevo partire quando si stava ritraendo, invece sono partito quando era già in fondo. Questi sono dei nemici che ci attaccheranno. E noi con le nostre combinazioni come preferiamo li possiamo colpire, ad esempio così. E devo uccidere tutti? Non è che me ne vada tanto, ma non sono molto misericordioso, quindi... No, basta, cambiamo. QR, QR, QR. Qualche piccola magia la so, ma... Fine. Anche perché se non li eliminavo tutti non mi faceva passare. Qua ci insegna a interagire. E questo è il nostro primo nemico. Ci insegnerà qui a usare lo scudo. È il primo boss, tra virgolette. Con E possiamo fare una barriera, come in questo caso, che ci protegge dagli attacchi di questo, che non si sa perché non fa nulla, e con la barra spaziatrice la possiamo, diciamo, potenziare. La possiamo anche distruggere. Con E più Shift la difesa sarà fatta in questo modo, come era ovviamente prevedibile. Adesso lo eliminiamo, anzi, ho un'idea migliore. No, non ha nessun effetto. Lo scudo può anche essere personale se lo combiniamo con qualcosa, come ad esempio come ho fatto io. Adesso uccidiamo il mostro. E come vedete lo scudo ci protegge e subiamo pochissimo danno. Con Q più F si può fare il vapore, come vedete. Steam. Ho eliminato il mostro e sono ritornato vittorioso. Wow! Questo primo video lo faccio finire qui con l'introduzione al tutorial, anche perché credo che sia durato abbastanza, anche potrebbe non sembrare. E con questo dialogo ci lasciamo, ciao!